Watch this. Look at him. Oh, no! Serious. Buonasera a tutti e tutti, questa era Out of Time e questa invece è Out of Nowhere. Buonasera, ben ritrovati in questa ennesima puntata del martedì sera su RKO, come ogni martedì dalle 20 alle 21.30 circa in diretta con voi. Qui c'è il vostro Tommy Bombino in regia, voce, social, redazione, tutto quanto. Stasera puntata molto particolare perché sarà molto ricca di ospiti. Sono molto contento di avere, insomma, qui con me stasera ben due momenti dedicati agli ospiti, ne parleremo tra pochissimo. La prima, però, la prima canzone era dedicata un po'
alla notizia del momento, perché ieri è stato annunciato così a sorpresa, ma non troppo, questo grande ritorno appunto dei Blur che abbiamo appena ascoltato, che saranno a Wembley l'8 luglio per un concerto che si preannuncia già epocale, perché l'ultimo live dei Blur risale a 7 anni fa addirittura, e questo grande ritorno in grande stile. Ma nel frattempo, pochi minuti prima della trasmissione, c'è stato già un altro annuncio, sempre riguardante la band di Damon Albarn e soci, che saranno in Francia pochi giorni prima al Beauregard Festival. Insomma, a quanto pare c'è proprio un nuovo tour dei Blur, siamo tutti molto contenti perché è una band che immagino che la maggior parte di noi che ascoltiamo e facciamo questa trasmissione, insomma, amiamo da sempre, e la potremo rivedere dal vivo con piacere tra poco, chissà se anche in Italia, chissà se qua vicino, chissà, lo scopriremo naturalmente nei prossimi mesi. E allora, cominciamo la puntata, vi ricordo come sempre che siamo in diretta su RKO, sul nostro sito web rkner.com oppure su Spreaker, e saremo anche poi in podcast dopo la fine della diretta per riascoltarla quando volete, se il martedì sera siete impegnati potete ascoltarla in qualsiasi altro momento. Come sempre la chat di Spreaker è disponibile per i vostri commenti, la chat di WhatsApp idem, se volete insomma farvi sentire e commentare i brani che ascoltiamo insieme stasera, non solo i brani, ma anche le parole che ascolteremo insieme, perché appunto avremo qui una serie di graditi ospiti. Naturalmente, come sempre, vi aspetto per fare insieme anche un po' la puntata, come abbiamo fatto tutti i martedì sera, quindi in diretta su RKO. Ma comincerei subito appunto con la prima ospite di oggi, perché per la rassegna, mini rassegna letteraria Everyday I Read a Book, ispirata a questo brano di Elvis Costello che forse ascoltate in sottofondo, ho qui il piacere di avere ospite con me Doriana Tozzi. Ciao Doriana, benvenuta sui microfoni di RKO. Anzi, bentornata in realtà, perché non è la prima volta che RKO ti ospita, possiamo dirlo. Però è la prima... Che tra l'altro è qua fuori che ci guarda. Carlo Chicco, che è il direttore di RKO, che è qua fuori che ci osserva dal nostro acquario, perché vi ricordo che RKO trasmette dal Teatro Chisme, dal foyer del Teatro Chisme, in questo fantastico acquario che si trova nel teatro. Stasera molto popolato, tra l'altro, perché c'è anche uno spettacolo teatrale che inizierà fra pochissimo. E allora, Doriana, siamo qui insieme, non prima volta su RKO, ma prima volta finalmente posso ospitarti io in diretta, per parlare della tua nuova fatica letteraria, il tuo libro, il tuo terzo di una tetralogia, il libro si chiama B-Side, l'altro lato delle canzoni. È uscito qualche mese fa per Arcana, insomma, la storica casa editrice italiana che si è occupata sempre di musica, ed è appunto una terza parte di un'opera più complessa, che è composta poi da quattro volumi, perché il quarto uscirà poi più in là, magari ne parliamo più tardi. Allora, Lorena, B-Side, l'altro lato delle canzoni, è il tuo modo di affrontare la musica. In questa rassegna ho ospitato autori e autrici che si sono occupati di diversi ambiti, nel tuo caso, e facciamo un'eccezione perché parliamo un po' di fiction, diciamo così, che parte dalla musica ma poi si esprime appunto con racconti che ti hanno ispirato. Allora, spiegaci a chi magari non conosce già il tuo progetto, come è nata questa idea, come si è sviluppata magari. Che abbiamo per conoscere la musica, le recensioni sono diciamo lette molto meno di un tempo e quindi sono anche influenti molto meno di un tempo. Questo ovviamente è un problema che sentivo mio, perché come sai sono una giornalista musicale, per cui diciamo il mio intento era anche quello di dare un nuovo, non so come dire, un nuovo spazio, diciamo così, al mio lavoro. In realtà poi interrompiamo qua questo seme, perché è stato appunto soltanto il seme, ma poi il progetto è diventato tutt'altro, perché intanto i racconti, come dicevi tu, sono racconti di fantasia, puramente di fantasia, in cui però paradossalmente, perché il gioco è stato quello, ho inserito i testi, la maggior parte delle volte in realtà, non sempre, ma ho inserito i testi delle canzoni, che poi amalgamati con le altre parole danno vita a una storia completamente diversa. Quindi comunque, facendo un passo indietro, la genesi è stata questa, quella di parlare delle canzoni in un modo diverso, in un modo più fantastico, più letterario, più narrativo, ecco. Anche perché poi i 21 racconti di questo libro sono, diciamo, tutti relativi a un periodo storico abbastanza preciso, perché ogni volume di questa tetralogia è dedicato a una stagione. In questo caso oggi parliamo del terzo, che è dedicato alla primavera, che tu hai scelto di associare a una stagione particolare della musica degli ultimi decenni.
Sì, esatto. La musica praticamente della fine degli anni 60 e anni 70. Un po' perché la primavera, cosa che ho fatto anche con le altre stagioni, mi veniva di associarla facilmente alla musica dei figli dei fiori, no? I fiori in primavera, i fiori degli hippie. E invece per quanto riguarda per esempio Inverno, che il volume precedente era dedicato ai cantautori italiani, poiché la musica cantautorale, sai, è un po' più intima, di solito si cerca una sorta di tepore e più introspettiva, eccetera, così come la stagione dell'inverno, in cui facendo ovviamente più freddo si cerca di stare in casa, si cerca il tepore, quindi l'abbinamento è stato per quello. E invece Autunno, avendo i colori caldi, infiammati, sai, del cielo, delle foglie, della natura, l'ho associata al rock alternativo italiano, perché come suoni, come umori, secondo me ci poteva stare, poi magari è soggettivo, però ci vedevo questo. E quindi insomma, primavera è dedicata alla musica dei figli dei fiori, ecco, fine anni 60 e anni 70. Infatti ci spostiamo, se i primi due volumi erano dedicati appunto alla musica italiana, in questo caso siamo da tutt'altra parte, appunto in diversi paesi un po' più lontani. Allora, io, se sei d'accordo, Diana, come ho fatto un po' con tutti i miei ospiti, ho anche cercato di associare un po' di brani musicali suggeriti da voi che avete insomma scelto di partecipare a questa trasmissione, per raccontare un po' appunto meglio quali sono i viaggi che vengono fatti appunto anche durante il libro. In questo caso possiamo davvero definire viaggi, perché appunto sono racconti di fantasia molto molto diversi che tra loro, che affrontano temi diversi, e anche a te ho chiesto una piccola scaletta per questa puntata, per cui lascerei a te magari l'onore di introdurre il primo brano, e lo ascoltiamo e magari capiamo anche qual è stata l'ispirazione che poi ti ha portato al racconto associato. Il primo brano... Va bene. È quello dei Kansas, ti suggerisco se non hai la scheda sotto mano. Scusa? Il primo brano che diciamo selezionato è quello dei Kansas, Dust in the Wind. Sì. Esatto, Dust in the Wind. E, il racconto ispirato a Dust in the Wind è uno dei pochi casi, tra l'altro, in cui ho tradotto alla lettera il titolo, si intitola appunto Polvere nel Vento. Però l'ispirazione, partendo dalla caducità, dallo scopo della vita, e quindi anche le riflessioni sul successo e sul materialismo che hanno ispirato proprio Kansas a comporre questo brano, mi hanno portato comunque a riflettere su un tema tra l'altro molto caldo di questo periodo, che purtroppo in realtà è un tema caldo spesso ultimamente, però in questo periodo più che mai, ovvero quello dei migranti. E quindi non so se vuoi far ascoltare prima il brano, poi ne parliamo un po' meglio del racconto. Va benissimo, dai, ci ascoltiamo Dust in the Wind, loro sono i Kansas, è il primo brano appunto scelto da Doriana Tozzi, ospite di questa puntata di Out and Aware su RKO. Yeah. Close my eyes, only for a moment, and the moment's gone.
E questo era appunto Dust in the Wind, Kansas, il primo brano selezionato da Doriana Tozzi, la mia ospite di questa sera, per la rubrica Everyday Read a Book, qui in Out of Nowhere su RKO. Siamo sempre in diretta, Doriana, eccoci. Allora, dicevamo appunto che questo brano ti ha ispirato a un racconto che si è collegato un po' alla triste attualità che viviamo, insomma, specialmente qui in Puglia. Infatti, che brano bello, comunque, spero condividiate, un brano davvero bellissimo. Sì, perché come dicevo, il chitarrista dei Kansas, Kerry Lidgren, è quello che ha composto questo brano, si è ispirato, se non sbaglio, a un libro di poesia dei nativi americani, insomma, una roba del genere, e quindi ha cominciato a riflettere sulla caducità, sulla vita, sulla morte e tutto il resto, e per cui i versi calzavano perfettamente, secondo me, con la storia appunto di tanti migranti che sono costretti ad abbandonare i propri paesi tante volte semplicemente per sopravvivere, insomma, e non perché vogliano farsi una vacanza altrove. Per cui, niente, ho naturalmente tradotto, questa è anche una differenza rispetto ai primi due volumi, naturalmente essendo tutte canzoni in inglese le ho tradotte, e quindi ho tradotto anche il testo e l'ho inserito poi in questa storia, che è narrata da un ragazzino di 12 anni, 13 anni, quindi un giovane migrante, che naturalmente si è trovato, come molti, ad abbandonare la propria terra senza la sua famiglia. E niente, il tema dei migranti, tra l'altro, non ti avevo detto che l'ho già trattato nel primo volume, Autunno, che in realtà in quel caso era un racconto in versi, perché mi piace inserire sempre, sono 21 racconti, faccio sempre 20 racconti in prosa e uno in versi. In quel caso era un racconto in versi ispirato ad Annarella dei CCCP, quindi anche lì, insomma, temi completamente diversi che diventano tutt'altro. Però appunto in quel caso, essendo un racconto in versi, c'erano solo delle suggestioni, diciamo, delle sensazioni, invece la prosa mi ha permesso un po' di approfondire, di entrare meglio nel tema. Ebbene, insomma, naturalmente io spero che poi dal racconto di Doriana gli ascoltatori si incuriosiscano e vogliano approfondirlo appunto in Beside, l'opera che stiamo presentando questa sera qui in diretta su RKO. E allora, prima di passare poi al prossimo brano, perché appunto stasera c'era una scaletta alternata di brani e racconti, vorrei cogliere l'occasione per fare un paio di saluti, perché in diretta qualcuno ha già cominciato a collegarsi, tra cui il solito Gianni Varrica, che è il primissimo in chat come sempre, il primato ormai lui sul chat di Spreaker, immancabile, i soliti, insomma, fedelissimi di RKO. E vorrei ringraziare anche Francesco Bibone, che tra l'altro so che ti ha ospitato qualche giorno fa in quel di Pescara in radio, che stasera per l'occasione è riuscito a collegarsi, perché di solito anche lui va in onda il martedì sera, invece questa sera no, e quindi sono felice di averlo qui all'ascolto in diretta di Out of Nowhere. E allora, saluto anche io allora Francesco, che è un mito. Infatti era contentissimo di sapere che oggi, proprio oggi, eri ospite qui in diretta, poteva ascoltarti di nuovo dopo pochi giorni. E allora, Doriana, passiamo al prossimo brano, che dici, un brano che non ha bisogno di molte presentazioni in realtà, e anche questo però è ispirato a un racconto del tuo libro. Infatti, sì, parliamo di quello dei Beach Boys, giusto? Esatto. Get Around. Ce la e questo anche per far capire, guarda, in due brani facciamo capire anche che il genere musicale è trattato sotto diversi punti di vista. Prima c'era una canzone lenta, insomma, molto introspettiva, invece ora c'è questo brano più ballabile. Quindi se volete potete ballare ovunque voi siate, tranne alla guida magari, ma se ascoltate RKO, tranne alla guida, sì, bravo, sul divano di casa o mentre cenate, eccetera, direi di spararci. Questo è I Get Around, loro sono i Beach Boys, questo è sempre Out of Nowhere in diretta su RKO. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around. Where the kids are hip. My buddies and me, you're getting real well known. Yeah, the bad guys know us and they leave us alone. I get around. It's never been beat, and we've never missed yet with the girls we meet. None of the guys go steady, 'cause it wouldn't be right to leave your best girl home on a Saturday night.
around, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around. E allora, mentre sfuma, come facevano un po' i singoli di una volta, che abitudine che si è un po' persa dopo gli anni Ottanta, questa era I Get Around, grande classico dei Beach Boys, che Torian ha scelto per questa puntata di Out of Nowhere, perché oltre a ricordarci tanti bei ricordi, perché i Beach Boys li abbiamo ascoltati un po' tutti, penso, in tanti bei momenti della nostra vita, fuori onda citavo il mitico concerto di Brian Wilson, al Primavera Sound qualche anno fa, che molti degli ascoltatori abituali di RKO e Out of Nowhere ricorderanno perché erano lì con me. Naturalmente ci sono stati tanti, tanti bei momenti vissuti con loro, e poi in particolare Doriana si è fatta ispirare da questo classico appunto dei Beach Boys per uno dei racconti del suo libro. Qual è la storia che hai raccontato associata a questo pezzo, Doriana? Sì, che poi stavo pensando, prima hai detto giustamente di non ballare alla guida, cioè di ballare questo brano perché è molto divertente, molto ballabile, però di non farlo alla guida. Ma in realtà è cosa che confermiamo, non facciamo cose pericolose quando guidiamo. Però questo brano, il round, 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 get around, a me ha ispirato in realtà proprio delle escursioni fuori strada, sai, con le 4x4, quindi l'avventura praticamente di questo racconto è proprio questa di andare a cercare un po' un brivido d'adrenalina in territori impervi, strani, diciamo particolari di questa ambientazione poi di B-Side, in particolare nel deserto, perché c'è anche una specie di geografia, diciamo così, all'interno di B-Side, c'è il paese, c'è la città, c'è il deserto e c'è il mare. E quindi in questo caso il deserto, che è proprio il luogo più pericoloso, diciamo così, tra virgolette, di tutto il mondo di B-Side. E ecco quindi che round, round, round si gira, si va in giro con queste 4x4, sono degli amici, insomma, che hanno due macchine, fanno questa cosa, quindi naturalmente poi incontrano delle persone, avranno dei problemi che dovranno superare, insomma, piccoli rischi e quant'altro. Quindi non ballate alla guida, però quando parcheggiate leggete questo racconto per provare un po' di adrenalina. Ebbene, infatti abbiamo fatto un bel roller coaster, diciamo, dal primo brano molto atmosferico, siamo saliti molto con i ritmi, sia i ritmi appunto del brano, sia i ritmi del racconto associato. E va bene, allora continuiamo questo viaggio, io passerei al prossimo brano, al prossimo racconto, poi parliamo anche un po' magari di più del progetto letterario, magari, se, visto che siamo a metà, diciamo, di questa scaletta circa. Il prossimo brano è a cura Buffalo Springfield, anche qui stiamo parlando di un nome storico di questo periodo, un po' flower power appunto. Il pezzo è For What It's Worth, non è esattamente forse uno dei più conosciuti dei Buffalo Springfield, esatto, perché hai scelto anche dei brani non sempre, sì, no, infatti, per più noti. Non... Esatto, non scelgo quasi mai i brani più famosi, non per fare non dare visibilità al gruppo adeguatamente con i loro capolavori, ma un po' perché penso che chi conosce già questi gruppi naturalmente conosce i loro capolavori, quindi dei brani più selezionati, più ricercati, possono sempre far piacere. In più l'intento proprio di questo lavoro è anche quello di far conoscere nuova musica, per cui all'interno dei vari gruppi, dei vari artisti, eccetera, ci possono essere, spero ci siano, insomma, molti che già si conosce, però nella tracklist, chiamiamola così, di tutto il libro ci può essere sempre quella scoperta particolare, quella chicca che magari valeva, insomma, ad essere conosciuta. Insomma, riscopriamo anche brani di, appunto, di artisti che pensiamo di conoscere a fondo, ma magari poi avevano ancora delle sorprese da riservarci. E allora direi di ascoltarci quindi questo pezzo, Buffalo Springfield, For What It's Worth. For What It's Worth, scusate. There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong.
young people speak in their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street singing songs and a carrying signs. Mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Paranoia strikes deep into your life, it will creep. Starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. We better stop now, what's that sound? Everybody look what's going down. Questo era appunto For What It's Worth, brano scelto da Oriana in questa scaletta di questa puntata speciale di Autumn Aware, in cui stiamo raccontando appunto B-Side, la trovata delle canzoni speciale Primavera, ovvero il terzo volume di questa tetralogia a cura di Oriana Tozzi, che è qui ospite con noi. Rientriamo in diretta. Allora, qual è il racconto e il tema che ti ha ispirato questa canzone di Buffalo Springfield? Sì, allora, il racconto in questo caso si intitola La fine di un'era e, pur essendo un racconto di fantasia, naturalmente come tutti gli altri, è quello più legato, forse uno di quelli comunque più legati alla realtà che ha fatto scaturire poi, insomma, la composizione di questo brano. E infatti Steven Stills, che ha composto la canzone, aveva partecipato a una manifestazione di protesta verso la metà degli anni 60, a Los Angeles, proprio contro la chiusura di un locale. In quel caso era il Whiskey a Go-Go, che era un famoso locale di Los Angeles, dove appunto suonava spesso lui con la band, ma era frequentato comunque da tanti giovani, inizi, artisti di ogni tipo. C'era anche Jack Nicholson, per dirsi, a questa manifestazione, e tanti altri. E quindi era un po' l'emblema della controcultura dell'epoca. All'interno del racconto c'è la chiusura di un altro locale, un locale tra virgolette storico, però nel piccolo mondo di B-Side, perché è un locale a cui avevo dato vita nel primo volume, nel volume autunno, che si chiama Bar Ricata, quindi spesso lo chiamano il Ricata. Il rimando alle barricate della rivoluzione, perché comunque il nome voleva essere emblematico in quel primo racconto, perché era liberamente ispirato alla solita tempesta di Giorgio Canali e Angela Baraldi. E quindi in quel caso il racconto era appunto, c'erano appunto delle rivolte e delle organizzazioni, tra l'altro, di queste rivolte all'interno del locale, e quindi era un bar rivoluzionario, un po' come quello, come il Whiskey a Go-Go di Los Angeles. Quindi sono abbastanza simili alla realtà dei fatti che hanno portato alla composizione poi della canzone, cioè il racconto e la canzone sono simili da questo punto di vista. Però naturalmente, ascoltando quel brano dei Buffalo Springfield, si può, come sempre, insomma, con la musica, con le canzoni, si può anche immaginare tutt'altro. E allora ci hai portato un po' anche nel tuo mondo, appunto, in questo tuo bar immaginario che ospita alcune delle avventure dei tuoi personaggi che popolano i tuoi libri. Ricordiamo che appunto sono 4 libri, il quarto uscirà più in là, immagino, giusto? Perché se il primo è uscito effettivamente in autunno, il secondo realmente in inverno, il terzo pubblicato in primavera, ci aspettiamo. Esatto. Quindi sto cercando infatti di rispettare le stagioni anche per quanto riguarda le uscite, quindi dovrebbe uscire, se tutto va bene, l'estate prossima. E premesso che però ce l'ho per adesso in testa, non ho scritto neanche una parola, quindi speriamo bene. Vabbè, abbiamo qualche mese ancora di tempo. Sì, infatti, speriamo, dai, ce la possiamo fare. Vabbè, naturalmente ci saranno aggiornamenti appunto in corso, se già arriveremo appunto in diretta alla sera della prossima estate potremo parlarne ancora. Chissà quale sarà poi il mondo che sceglierai di affrontare nel prossimo libro, visto che appunto abbiamo visto che nei primi 3 ci sono stagioni diverse, generi musicali diversi e anche provenienze, sì, diverse degli artisti.
Se vuoi questo te lo posso già accennare, perché ho già deciso che sarà sul punk. Ah, e okay. Quindi sarà il secondo volume, comunque con brani tutti in lingua inglese, proprio per anche dividere un po' questa tetralogia, cercare di amalgamarla, di renderla un po' più completa, tra virgolette. Per quanto completa sarebbe impossibile, visto che non potevo fare un volume per ogni genere musicale esistente. Però diciamo, cercare di metterci un po' di tutto. Quindi i primi due erano canzoni italiane e questi ultimi due sono canzoni straniere. E allora, canzoni straniere come la prossima che stiamo per ascoltare, perché appunto sempre dalla selezione di questi 21 brani, 21 racconti, il prossimo artista che Doriana ha scelto per questa puntata è Donovan, nome simbolico sì. Proprio del movimento hippie di quel periodo, perché in effetti è quello che forse ricorre di più, diciamo, quando si ripercorre le origini del flower power e dintorni. Il pezzo in questione si chiama Hardy Gardy Man, direi che ce l'ascoltiamo e poi appunto vediamo quale racconto ha ispirato per questa terza parte di B-Side. A star in my vast sleep, I opened my eyes to take a peek, to find that I was by the sea, gazing with tranquility. Just then, when the hurdy-gurdy man came singing songs of love, then when the hurdy-gurdy man came singing songs of love, hurdy-gurdy-gurdy-gurdy. Histories of ages past, unenlightened shadows cast down through all eternity, the crying of humanity. 'Tis then when the hurdy-gurdy man comes singing songs of love, then when the hurdy-gurdy man comes singing songs of love. Hurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy sang. Hurdy-gurdy-hurdy-gurdy-hurdy-gurdy-hurdy-gurdy-hurdy-gurdy. Questa è sempre Out of Nowhere su RKO. Il rumore che avete sentito era qui la mia console che ha avuto un attimo un piccolo momento di defiance, ma siamo qui in diretta appunto per ascoltare appunto i brani selezionati dalla mia ospite di questa sera, Doriana Tozzi, che sta presentandoci appunto B-Side, che oltre a essere il nome di una nota trasmissione radiofonica che è tornata tra l'altro in onda da pochissimo e va in onda dopo Out of Nowhere, per cui potete ascoltarla quando finisce Out of Nowhere senza problemi su Radio Capital, una radio un tantino più grande di quella su cui trasmettiamo, è anche il nome appunto di questa tetralogia di quattro volumi dedicati alle quattro stagioni e a quattro generi musicali completamente diversi, che hanno ispirato una serie di racconti appunto a firma della nostra versatrice di inchiostro. Vorrei che prima magari ci parlasse anche un po' di più di questa definizione, che possiamo dire una un'autodefinizione,
appunto, dovete sapere che B-Side, oltre ad essere appunto una raccolta di libri, eccetera, è anche la vita propria sui social, e quindi è come se fosse un personaggio che è uscito fuori, diciamo, dalle pagine, e ha una sua entità, che è appunto la sua versatrice di inchiostro, Doriana, che è qui con noi ai nostri microfoni. sì, infatti. E vabbè, questa cosa, ti devo spiegare l'aneddoto della versatrice d'inchiostro? Beh, direi proprio di sì. Vabbè, praticamente tutto è nato sempre con Autunno, col primo volume, perché dovevo scrivere l'introduzione, no? Come è giusto che sia in ogni libro, solo che non mi piace scrivere, cioè tipo autocelebrarmi dicendo scritto questo libro perché così quelli. Quindi come scamparmela, ho cercato un po', insomma, mi sono un po' scervellata su che impostazione, ecco, dare all'introduzione, e alla fine ho detto: sai che c'è, B-Side, presentati direttamente tu, così io mi tolgo di mezzo. E quindi già in autunno l'introduzione dice: ciao, io mi chiamo B-Side, sono un libro, sia in carta stampata che come ectoplasma, la versione in ebook si autodefinisce ectoplasma e quant'altro, quindi insomma lo scherzo, il gioco è partito da lì, e quindi naturalmente anche sui canali social lascio parlare, tra virgolette, B-Side, anziché scrivere io: stasera sarò intervistata da, non lo so, non mi piace questa impostazione, mi sembra un po' autocelebrativa, quindi preferivo scaricare su qualcuno, anche se è proprio il libro, quindi che di solito non ha una personalità, ma in questo caso gliel'abbiamo data. Siete anche presa, perché dovete anche sapere che tutti i volumi poi cominciano appunto con B-Side, che introduce se stesso, è un gioco molto simpatico. Non è l'unico, esatto. Non è l'unico. Poi ogni tanto litigano tra di loro, perché si considerano fratelli, quindi sai come accade tra fratelli, litigano. C'è ora l'ultima Primavera che prende in giro i due fratelli più grandi, dice: io sono più bella, più intelligente, eccetera eccetera. Anche perché il libro, oltre ad essere la tetralogia, oltre ad essere divisa per metà per lingua, diciamo, di ispiratrice dei brani, è anche diviso appunto perché ci sono due fratelli e due sorelle, che sono appunto le quattro anime che lo popolano. Sì, infatti, sì. Dicevo, non è l'unico B-Side, o l'unica in questo caso B-Side, Primavera, a introdursi, perché l'ultimo volume ha anche due bei nomi che introducono, diciamo, la lettura. Li vorrei citare perché sono due nomi di generazioni molto diverse, ma entrambi di riferimento assoluto per chi ascolta musica di un certo tipo. Sto parlando di Carlo Massarini, che quindi è un nome tutelare della musica alternativa in Italia, dalle sue esperienze televisive, radiofoniche, letterarie, ha veramente fatto conoscere mondi a generazioni di ascoltatori e di video telespettatori. E poi c'è anche Alessandro Guercini, musicista dei Fast Animals e Slow Kids, che rappresenta un po' la nuova generazione che si è avvicinata, dopo aver magari preso spunto appunto dalle lezioni di chi aveva fatto un po' più di esperienza, e che oggi comunque trascina un movimento rock in Italia bello corposo. Devo dire, sono stato molto felice di leggere le loro introduzioni al tuo lavoro. Vuol dire che è un lavoro che ha fatto breccia anche in più generazioni, e ne sono felice. Sì, ma infatti devo dire che sono stata sempre molto fortunata, ho avuto l'onore di avere sempre prefazioni importanti. Tra autunno c'era Rossano Lomele, il direttore di Rumore, e in inverno c'era Ernesto Assante, e ora addirittura due, come hai detto tu, due artisti, cioè un giornalista e un artista importantissimi come Massarini e Alessandro Guercini, che però mi creano un precedente, perché naturalmente con Estate dovrò cercare, ecco, di avere due prefazioni. Almeno, per tornare sempre a quell'equilibrio di cui parlavamo prima, sai, testi italiani, testi stranieri, fratelli e sorelle, eccetera. Ora mi serve una doppia prefazione di nuovo, incrociamo le dita. No, infatti, anche noi naturalmente facciamo il bocca al lupo per la stesura e il grande futuro appunto del quarto volume, che arriverà, speriamo, insomma, veramente la prossima estate. E allora, Doriana, abbiamo ancora un brano da ascoltare insieme e un racconto di cui parlare. In realtà non abbiamo ancora parlato però del racconto che ha ispirato il brano di Dolan che abbiamo appena sentito, perché Hardy Gardy Man, come gli altri brani, appunto, ha dato vita poi a un tuo racconto. Sì, anche in questo caso non è probabilmente il brano più conosciuto di Donovan, anche se comunque è abbastanza noto, mi ha ispirato comunque una storia secondo me molto divertente, nonostante sia anche distopica, perché è una specie di favola narrata in questo caso da un'ape che incontra questo suonatore di ghironda, che è naturalmente la traduzione di Hardy Gardy Man, e quindi comincia ad ascoltare le parole, la musica che suona questo suonatore di ghironda in un momento di trance, chiamiamolo così, in una specie di sogno,
in cui si ferma a riflettere un po' sui danni che provocano questi umani, questi stupidi umani alle api, e quindi attraverso le api anche a tutta la nostra natura, a tutto il nostro mondo, perché sappiamo benissimo l'importanza delle api, dell'impollinazione, insomma, per la nostra stessa esistenza e l'esistenza naturalmente del nostro ecosistema. Quindi diciamo la morale, chiamiamola così tra virgolette, della favola è proprio questa, di sensibilizzare al tema delle api, alla natura. Però poi è trattato tutto in maniera abbastanza leggera e divertente, una favola che tra l'altro sta piacendo molto anche ai bambini, che di solito non sono il mio pubblico abituale di lettori, ma c'è questa pezza simpatica che si definisce, dicono che si dice che si fa chiamare Ape Nichella, perché le piace molto dormire. E quindi, insomma, non so, si crea questa cosa divertente che sta piacendo alle giovanissime generazioni. E chissà che non diventi magari un tuo pubblico futuro, chissà, ci sono tanti autori, scrittori, anche musicisti che spesso poi si sono dedicati a opere dedicate proprio all'infanzia, perché hanno scoperto che in realtà parlavano benissimo anche alla generazione un po' più giovane. Chissà se non possa essere questa la mia opzione. Mai dire mai. Infatti. E allora, Adriana, io direi di ascoltare il prossimo brano. Devo dire che hai scelto un brano di quelli, come dire, dei caposaldi, diciamo, degli ascolti anche miei personali, per cui sono molto felice di passarlo qui in trasmissione. Il brano è Song to the Siren, e appunto Tim Buckley qui su Out of Nowhere RKO. Long afloat on shipless oceans, I did all my best to smile, till your singing eyes and fingers drew me loving to your isle, and you sang, sail to me, sail to me, let me enfold you. Here I am, here I am, waiting to hold you. Did I dream you dreamed about me? Were you hair when I was fox? But now my foolish boat is leaning, broken lovelorn on your rocks, for you sing, touch me not, come back tomorrow. Oh my heart, shies from the sorrow. I'm as puzzled as the oyster, I'm as troubled as the tide. Should I stand amid the breakers, or should I lie with death my bride? Hear me sing, swim to me, let me enfold you. Oh my heart, is waiting to hold you. Ah.
E allora, fino all'ultimissima nota, questa bellissima Song to the Siren, un capolavoro di Tim Buckley, padre anche di Jeff, insomma, storia della musica degli ultimi 60 anni, che si è tramandata, insomma, dalle generazioni e ci ha accompagnato anche in questo viaggio che stiamo facendo con Doriana Tozzi, autrice di B-Side, la prima ospite di questa puntata di Out of Nowhere. E allora, Doriana, anche Song to the Siren ha ispirato un racconto del tuo libro, che è appunto in 21, diciamo, tracce, fa 21 viaggi attraverso le ispirazioni, attraverso le suggestioni che i testi di questi brani molto belli ti hanno dato. Sì, sì, sì. In questo caso poi il legame con il racconto è venuto anche in maniera abbastanza immediata, poiché la sirena del titolo e quindi naturalmente della canzone è diventata un tritone, ma insomma siamo lì. Ho cercato in questo caso di affrontare in qualche modo il tema dell'omosessualità, dico in qualche modo perché appunto il ragazzo si innamora di un tritone, non proprio di un altro uomo, però insomma ci sono dei riferimenti particolari, non particolarmente espliciti perché comunque il bollino rosso volevo evitarlo, anche tornando alle giovani generazioni di cui parlavamo prima, altrimenti si creava un po' di ibrido, di confusione. E quindi c'è questo il protagonista. È un libro per tutti, possiamo dirlo, diciamo, grande piccino. Esatto, sì, sì, sì. Dagli zero ai, non dico più ai 99 anni, perché ormai per fortuna si stanno anche allungando, quindi diciamo ai 152 anni, vai. Facciamo così. Poi ce ne andiamo a giocare questi numeri, non lo so. E quindi appunto ho trattato un po' questo tema con quest'altra favola, quest'altra storia, in certi momenti più delicata, in altri momenti un po' più turbolenta, questa storia d'amore in qualche modo tormentata, sia per ovvie ragioni, sia perché comunque nascendo da quella bellissima canzone d'amore che è appunto Song to the Siren, non poteva essere altrimenti. E niente, poi insomma non spoileriamo altro, non vi dico il finale. Eh no, anche perché se le premesse sono già queste, appunto chissà come si evolverà il racconto che ho letto, esatto, non posso esatto. Appunto dire, non diciamo troppo. E allora anche questa è una suggestione appunto che vi invito a scoprire, perché appunto tutto quello di cui abbiamo parlato finora parla di cioè il contenuto in quest'opera, si chiama B-Side, l'altro lato delle canzoni. Questo era il volume Primavera, ovvero il terzo volume di 4 di questa opera bella impegnativa, devo dire, che la nostra ospite Doriana Tozzi ha pubblicato e sta pubblicando, perché appunto l'opera non è ancora terminata, con Arcana. Allora Doriana, diamo qualche riferimento anche a chi ci ha ascoltato, ci ascolterà, ci sta ascoltando, perché chi si è incuriosito su quest'opera poi appunto dovrà trovare il modo di poterla leggere poi di persona. Sì, allora il circuito di Arcana naturalmente si può trovare tranquillamente dalle varie Feltrinelli, Mondadori eccetera come libreria, però è anche ampiamente diffuso sui vari store online, quindi da Amazon, IBS, Libreria Universitaria e tutti gli altri. E comunque si trovano anche i link sulla pagina Facebook e Instagram proprio di B-Side, che sono entrambi B-Side Racconti, quindi ovviamente B-Side Racconti per i non addetti all'inglese. Anche perché B-Side ovviamente ha una sua personalità, quindi parla. Esatto, quindi fa tutto lui, è molto preciso, sono molto precisi i fratelli. Doriana, e invece se vogliamo leggere le tue opere, non in questo caso di fiction, non i tuoi racconti, ma le tue recensioni, i tuoi articoli, perché appunto Doriana ha una bella avviata carriera giornalista musicale, dove possiamo leggerti? Ah, vabbè, su Rumore principalmente, mi trovate tutti i mesi e quella è una rivista fantastica, quindi spero che tra i tuoi ascoltatori ci siano già tanti lettori di questa rivista storica. Sì, ti posso dire. E sì. Poi c'è anche I Think Magazine, L'Isola che non c'era e Rock It, anche se sulle webzine in realtà sto scrivendo sempre meno, perché sto portando avanti diversi progetti, insomma, sia per quanto riguarda appunto i libri che altre, sto scrivendo insomma anche altre cose, uno spettacolo teatrale, insomma roba varia, per cui purtroppo sulle webzine un po' rallentato, ma tornerò a scrivere più recensioni anche lì. Anche perché la webzine è il modo in cui, lo dico per chi ci ascolta, io e Doriana ci siamo conosciuti, perché Doriana appunto da redattrice e ora direttrice di I Think Magazine appunto ha incrociato molte volte il mio percorso, insomma, infatti si organizzavano concerti, contest e quant'altro, e insomma da lì e tra l'altro indosso spesso una delle maglie del Giovinazzo Rock Festival, perché è bellissima. Questo ci fa molto piacere naturalmente a me e non solo a me, perché in realtà con me qui oggi non sono solo in studio, perché con me qui c'è, qui faccio la sorpresa della puntata, c'è un'altra anima del Giovinazzo Rock Festival, ovvero la mia amica e collega Fabiana Agnello, che ho invitato perché ho chiesto a lei di leggere, visto che è molto più brava di me decisamente, uno dei brani del libro, per cui oltre che parlarne e ascoltare le canzoni che hanno ispirato i racconti, ho pensato che sarebbe stato bello appunto
ascoltare poi le tue parole interpretate, però in questo caso da un'attrice decisamente più adatta al ruolo. Per cui, Doriana, scusami se ti faccio questa sorpresa un po' così senza rete, però no, anzi, una figata bellissima. Ti metto questa cosa molto bella. Ringrazio Fabiana per aver aderito a questo progetto, questa piccola sorpresa che facciamo a te, Doriana. Quindi, prima di salutarci, appunto, diremo anche qual è il brano che abbiamo scelto, visto che appunto abbiamo ascoltato brani molto sia molto divertenti o molto aulici, diciamo così. Abbiamo scelto invece il brano più dark il racconto più dark del libro, perché La notte in cui la morte fu sconfitta, che è il racconto ispirato a un brano di Country Joe e The Fish, è in effetti il momento forse più scuro, più lontano magari da quello che poteva essere il racconto più vicino all'infanzia che abbiamo affrontato poco fa, che però ha ispirato la nostra Fabiana, che qui ci leggerà appunto fra poco per farvi entrare ancora di più nell'atmosfera di questo B-side. E con questo naturalmente ne approfitto già anche per ringraziare Doriana per essere stata qui ospite con noi, e l'invito naturalmente a tutti quanti ad approfondire la sua opera, e ci sicuramente riascolteremo e vedremo quando sarà pubblicata la quarta e conclusiva parte, si spera appunto la prossima estate. Grazie a voi davvero per l'invito, è stato bello. È stato un piacere, e allora io lascio la parola quindi a Fabiana Agnello. Questo brano si chiama appunto La notte in cui la morte fu sconfitta. Uno squarcio di luce. L'occhio sobbalza ed esterrefatto si sgrana verso l'abbagliante taglio nella coperta di buio avvolgente. Le tenebre impallidiscono, si dilaniano esplodendo in schegge appuntite, polvere mescolate al fango che trasuda melmoso mentre la pioggia scrosciante bagna il mio corpo. Ogni organo si libera dal torpore lavandosi in acque inzaccherate di liquidi vitali. Bianchissime mani gelide sollevano le mie membra confuse tra terrore ed estasi. Un ragazzo e una ragazza, giovani e bellissimi, capelli lunghi e curvini che colano su visi pallidi, fondotinta made in oltretomba, eyeliner nerissimo e sbavato intorno agli occhi color rubino, pantaloni in latex nero, una camicia bianca lui e una nera lei. Vieni con noi, non temere. Tenue il volo dal sottosuolo tra le loro braccia glaciali. Dove mi state portando? Come avete fatto a trovarmi? Sento la pelle bagnata e i miei abiti che scopro essere di pizzo. Strappati si adagiano lì vicino, sulla terra limacciosa e putrida, delicatamente accompagnati. Tocco di piuma da mani di ghiaccio, pelle contro pelle, in una carezza ancora indecifrabile, forse salvifica, forse mortale. Tutto è lento, sembra che loro fermino il tempo come per non rompere il mio corpo e la mia anima in mille pezzi. Tento di alzarmi, ma di scatto un abbraccio violento mi blocca. Prima dal collo e poi dal polso il calore veementemente fluttua via, e nello stesso istante vedo pulsare le vene dei due corpi bianchi ed esili. Con bocche color glicine succhiano il mio sangue senza avidità, con voluttuosa dolcezza e slanci di piacere, quasi una stravagante manifestazione d'affetto carnale. Cosa mi state facendo? Incapace di muovermi, penso che sia questo il mio epilogo. Morte e sesso, dolore e piacere, un riassunto sporco e macrabo di ciò che più lentamente rivela la vita sussurrando nel vento. Invece, sono ancora semicosciente quando i due si fermano e mi puntano addosso i loro occhi color rubino, la stessa tonalità del mio sangue che ancora cola dai loro canini aguzzi. Lui si siede a gambe incrociate e fa scorrere un pollice sulle labbra per pulirsi. Io sono Damien, lei è Delilah. Voce dalla grana torpida e timbro profondo. Non fare domande. In ogni caso ormai non puoi tornare indietro. Delilah sorride con sfumature di malizia. In che senso non posso tornare indietro? Chiedo con parole inquiete che sembrano latte contro il barbone invecchiato di quelle di Damien. Non fare domande, ripete Delilah, scandendo i suoni con voce morbida e suadente come un cocktail afrodisiaco.
ti abbiamo salvata. Adesso starai con noi. Sei come noi. Non si può tornare indietro. La mia semicoscienza mi abbandona. Svengo in un vortice confuso, disseminando umani tormenti, ma è un attimo che, con una vivida vampata azzurra e glaciale, torno a vibrare con immortali spasmi nelle vene sbiadite. Nuovamente condottiero ad ogni pezzo del mio corpo, freddo e candido come l'eternità, il cervello placa etichettini metallici di futili dubbi e traballanti timori. Mi sollevo in volo per un attimo, poi cado rovinosamente sul suono molle. Imparerai, con calma, mi rassicura Delilah. Alle sue spalle, un'ombra inferocita, ferma e immobile come una colonna di cemento. La sua falce si staglia nel cupo cielo notturno denso di nuvole adipose, brandita da dita affusolate con unghie ancora sporche di schegge della bara. Quella bara ora abbandonata, non più mio giaciglio freddo e rigido. Stringendo gelosamente nell'altra mano la clessidra dalla sabbia bianca non più turbodanzante, sospesa in un etere surreale senza direzione. L'ombra lancia in aria la clessidra e con impeto d'ira la frantuma con la falce, suggellando la sua resa in un'esplosione di luce che si sgrana in infiniti frammenti di eternità. Un turbine verde e azzurro come aurora boreale sul mante nero della notte. Quadro di devastante bellezza. E infine il silenzio. Pausa mistica verso una nuova musica. RKO Radio. E se mi ammazzo?
Rieccoci qui in diretta, questa è sempre Out of Nowhere su RKO. Il brano che abbiamo appena ascoltato è Macabro, il nuovo singolo di Dead Horses, band molto molto interessante di Ferrara, che insomma vi invito a scoprire. Il loro ultimo disco si chiama Sunny Days, uscito da pochissimo. Nonostante il titolo così solare, in realtà ha atmosfere molto più cupe, molto più particolari, come il brano che abbiamo appena ascoltato, che è un po' una murder ballad quasi, in salsa diciamo italiana emiliana. Nel frattempo, mentre ascoltiamo i Dead Horses, si sono già avvicinati ai microfoni i nostri prossimi ospiti, che sono già belli pronti, carichi anche di spritz a differenza mia, perché purtroppo io diventato mi sono un po' come la guida, non posso bere assolutamente, per cui lo faremo magari dopo insieme. Che professionalità, no, insomma. Esatto. E allora, come vi avevo già anticipato, stasera insomma avevo più ospiti, perché dopo Doriana, che abbiamo ascoltato presentare il suo libro, abbiamo qui alcuni dei protagonisti di una rassegna musicale che sta per partire fra pochi giorni in realtà, e che è, tra l'altro avvede anche la partnership di Radio RKO. E quindi ho il piacere di avere qui con me ai microfoni di RKO Elvis Scheglien, Vito Fascina, a.k.a. Kiwiton, ovvero un organizzatore e un artista della rassegna La Rivoluzione, la rassegna che sta per partire il 18 di novembre in quel di Conversano a Casa delle Arti, tre date in cui si alterneranno diversi artisti appunto sotto la guida artistica di Node, l'associazione con cui abbiamo già lavorato e collaborato in occasione delle recenti selezioni di Marte Live, che appunto sta portando avanti questo nuovo progetto. E allora Elvis, partiamo da te, che sei la mente organizzatrice insieme al tuo gruppo. Spiegaci un po' come è nata questa idea di questa rassegna e come si svilupperà, e poi andremo un po' a sviluppare anche il lato artistico, approfondendo appunto la line-up, visto che abbiamo qui tra l'altro uno dei protagonisti, per cui sì, ne parleremo direttamente con qui. Allora, sì, ciò che ci è successo è che i nerdi, ecco, e poi sentivo uno strano ritorno. Eccoci qua. Dicevo, i nervi del nostro cervello spesso interagiscono in una maniera di gruppo. Tante volte sarà capitato anche a voi di magari avere un sentimento che state condividendo con qualcuno davanti a voi e che sta accadendo qualcosa, e improvvisamente parte una sinapsi e vi parte proprio quella canzone che parla di quello a cui stavate pensando, di quello che state vivendo, come se il cervello avesse una funzionalità subcosciente. Ecco, con noi è successa la stessa cosa, cioè eravamo tanti promoter, ragazzi, compreso anche, penso, Casa delle Arti, e sentivamo proprio il bisogno di un atto rivoluzionario. E per rivoluzionario che intendiamo, no? Me la canto, mi faccio le domande e mi do le risposte da sola. E venivamo dal Covid, dopo due anni di chiusura, e stiamo vivendo una scena che oggi è caratterizzata da grandissimi eventi, ma tanto passeggio in giro per il locale per una cosa, e pochissime occasioni di dialogo, di ascolto, di scoperta, sono morte le fanzine. E allora partiamo dalla prima data. Vito sarà protagonista in realtà della terza data di questa rassegna, per cui facciamo un piccolo ordine cronologico e cominciamo dalla prima data, che sarà appunto venerdì 18 novembre. In realtà già fra qualche giorno a Casa delle Arti Conversano ci sarà una serie di live DJ set. Vogliamo presentarli agli ascoltatori di RKO? Sì, allora il 18 novembre abbiamo... Ecco, e veramente io faccio fatica perché poi la parola rivoluzionario riecheggia, ritorna. Abbiamo un live di cui siamo strafieri, ospitiamo Davide Ambrogio. E Davide Ambrogio è un polistrumentista e cantautore calabrese, quindi dei cugini calabresi, perché è facile fare musica nei centri grandi, nelle grandi metropoli, esatto. Farla dall'Aspromonte non è la stessa cosa tanto quanto farla dalla nostra provincia dell'impero. E Davide ha fatto un album d'esordio che si chiama Invocazioni ed Evocazioni. Come si chiamerà?
Invocazioni, esatto, sì sì, che va a raccogliere tutto il repertorio della tradizione di corale dell'Aspromonte e lo riattualizza attraverso diciamo, una composizione molto ritmica, molto, molto complessa. E tra l'altro questo disco gli ha portato la vittoria del premio Musica contro le Mafie nel 2020 ed altri premi sulla musica etnica. È un album d'esordio prezioso che io consiglio a tutti di ascoltare, perché dentro tra le righe di brani come A San Rocco, A Santa Rosalia troverete tutto il patrimonio della vostra infanzia e adolescenza ed anche il desiderio di riscatto sociale che evidentemente caratterizza la musica che proviene dai cugini della Calabria. E quindi a fianco a lui abbiamo una selezione di vinili da parte di Alessandro Testone, che è un collega di Radio Bachi, che è molto esperto di musica, world music, e ha una collezione sterminata di vinili. E poi ci siamo dedicati una chicca, un regalo. Io sono prossimo al mio compleanno, ho detto lo regalo io alla rivoluzione. E una DJ, Lu Wei, una DJ veramente anonima, oddio, veramente originale all'interno del. Scusi, non anonima. Veramente originale. Magari adesso ci sente, esatto. Ci sciotta. No, anche perché veramente inedita, volevo dire, all'interno del panorama musicale italiano, perché è una DJ cinese che dalle frequenze di Radio Raim. Grande radio di culto che trasmette da Milano, anche, anche che loro trasmettono online da sempre per la loro scelta. E che hanno tra l'altro una selezione anche lì molto curata, sì, molto originale. Lei, essendo una ragazza cinese cresciuta in Cina e poi immigrata in Europa, riesce a coniugare quello che è il gusto dell'elettronica europea con le influenze della musica underground cinese. Quindi nei suoi set riusciamo ad ascoltare techno, house, drum and bass, dubstep, che proviene magari dalla Cina, dal Pakistan, dal Nepal, dalla Thailandia, dal Vietnam, andando a scoprire e ad ascoltare cose che non avevamo ascoltato altrove. Tra l'altro, sta andando molto, ha fatto due set quest'estate al Burning Man, giusto per dirne uno. Insomma, un festivalino, sì, sì, assolutamente così, diciamo residuale quasi. No, no, invece siamo molto curiosi di ascoltare il suo set, così come appunto anche i live che ci hai ben presentato. Io direi, per entrare nel mood di questa prima serata, ci ascoltiamo uno dei brani di Davide Ambrogio, che appunto sarà il protagonista principale, diciamo così, di questa prima data della rivoluzione. Ascolterete appunto la sua rivisitazione della tradizione popolare. Tra l'altro, Davide anche realizza quando riesce. Insomma, workshop di canto, chiama i cori locali a cantare con lui, insomma, devo dire è una, la sua è una ricerca musicale molto viva e che vale assolutamente la pena di scoprire, e vi invitiamo a farlo venerdì prossimo appunto a Casa delle Arti a Conversano. Il brano che ci hai suggerito per questa puntata è appunto A San Rocco, che è una delle sue invocazioni appunto del suo disco. Non è solo il santo patrono di Valenzano. Eh no, evidentemente no. Siamo qui in zona, esatto. E allora ascoltiamo, questo è Davide Ambrogio, appunto ospite della rassegna La Rivoluzione.
diretta sfumando un po' questa trance di Davide Ambrogio, appunto a San Rocco, ci ha fatto entrare benissimo nel mood della sua produzione musicale, che appunto unisce canti tradizionali e suoni assolutamente contemporanei. Spero vi abbia incuriosito abbastanza, appunto, per invitarvi ad essere venerdì sera alla Casa delle Arti a Conversano per questo live che si annuncia assolutamente imperdibile, se vi piacciono suoni e scoperte impreviste assolutamente. Tra l'altro, non so se avete presente la sensazione che... Avete mai visto il carretto di quello che lima i coltelli, la rotina, il ferri vecchio? E cioè, lui arriva con una marea di strumenti, la maggior parte mai visti, di tutte le culture del Mediterraneo, e li suona tutti. Cioè, con otto braccia, che con una muse, strani strumenti a corde, percussivi. Veramente una fiera della musica. Uno spettacolo vero, assolutamente. Per cui ricordiamo venerdì 18, appunto, prima data di questa rivoluzione, appunto, che Node organizza alla Casa delle Arti, insieme agli amici di Casa delle Arti, naturalmente. E allora, questa sarà la prima serata. Ci sarà poi una seconda tappa il 9 dicembre, sempre a Conversano, in cui ci saranno anche qui un'alternanza di live e di G-set. Sì, il concetto è un po' quello di avere queste due premiere, 18 novembre e 9 dicembre, quindi sono delle anteprime. Il 9 dicembre ospitiamo la versione, diciamo, 2.0 aggiornata ai fatti dell'attualità di un bellissimo concept di Marco Malasoma, amico Marco Malasoma che saluto, che un paio di anni fa tirò fuori un album dal titolo Giura con la J, come il nome dell'isola in cui Giorgio Orwell ha composto nel 1984. Quindi direi assolutamente poi affine ai tempi che stiamo vivendo, infatti. Esatto, e quindi questo live che lui presenta come Giura 2.0, con la partecipazione di Ime Ghillani, artista audiovisiva che ha preparato il liscio alla spa apposta per l'esibizione. In quell'occasione debutta anche la partnership con Niche Sound System, una realtà del territorio locale, che è un sound system costruito regionale che spinge nei posti meno raccomandati della Puglia, tutta dubstep, drum and bass, eccetera. E anche lì avremo la partnership con Radio Bachi, che mette, diciamo, il DJ per per l'apertura della serata. E sì, il 9 dicembre è proprio più o meno questo, con Marco Malasoma e i visual. E poi arriviamo alla data finale, appunto, di questa rassegna, che sarà il 26 dicembre, periodo festivo per eccellenza, in cui ci sarà anche qui una serie di artisti live e DJ set. Citiamo i non presenti prima, così poi possiamo passare appunto all'altro nostro ospite di questa puntata, perché sul palco di Casa delle Arti ci sarà WISM, ovvero il nuovissimo progetto del musicista molfettese, che ha fatto parte, insomma, di diverse formazioni che conosciamo benissimo, come componente di The Pier, come musicista per Franco 126, insomma un'ottima mente musicale della nostra terra, che ha lanciato il suo progetto solista. Sì, ci sarà WISM, appunto, Gabriele, che in questo momento sta andando molto molto bene con il suo album, penso sia il secondo album, e mi sa un paio di settimane fa era in cover su Spotify Fresh Finds. Esatto. Italy. E quindi assolutamente lui, assieme a lui ci sarà Mango T, che è una voce storica del rap di Bari, viene sotto Torchio, ma anche come produttore singolo, nonché membro del Niche Sound System di cui sopra, che ci metterà un po' di garage, un po' di grime, un po' di robe, diciamo, di stampo UK. E assieme a lui anche Dam, che è un altro producer barese, che abbiamo scoperto con l'uscita della Red Light Session qualche mese fa, un album stupendo che secondo me non è stato intercettato dalla stampa, dalla critica, più che altro perché lui ha un approccio molto do it yourself, come nei migliori fasti dell'hardcore. E accanto a questa fantastica lineup, con noi ci sarà anche Kiwi Tone, che è qui con noi. At least I'm here. Grazie per essere anche tu qui. Grazie a voi. Grazie a voi. Allora, la presenza di Vito è, appunto, sia perché Vito è nella lineup come Kiwi Tone di questa data, e poi perché arriva da un percorso che non sta seguendo molto importante, che abbiamo anche visto già nell'evento che abbiamo seguito insieme
qualche settimana fa, con il Marte Live, in cui già appunto si affiancava, diciamo, la parte eventistica alla parte poi di formazione vera e propria, certo, di cui si occupa Node. Anche lì dopo ha partecipato a questo percorso di formazione professionale, musicale, artistica, sì, umana. Sì, sì, diciamo che è stato, io lo, diciamo, lo definire come un percorso in un certo senso a 360 gradi, no? A tutto tondo, in quanto praticamente ho iniziato l'anno scorso un corso di formazione teatrale, motivo poi per il quale ho, diciamo, sono riuscito, insomma, tra una lezione e l'altra a conoscere Elvis, che appunto ho notato fin da subito, cioè con lui, una forte sinergia e soprattutto una forte identità a livello comunque musicale, a livello artistico. Io gli ho fatto presente fin da subito la mia volontà comunque di crescere, non solo come insomma, come persona, ma soprattutto come artista, motivo per il quale poi, come si suol dire, i pianeti si sono allineati e ad oggi mi trovo comunque tranquillamente a collaborare con lui, non solo per eventi e circostanze musicali, ma anche ciò che riguarda magari appunto la produzione di un evento piuttosto che una promozione. Quindi è sicuramente un ambiente molto florido e soprattutto un ambiente molto stimolante, in quanto mi sto trovando a lavorare in un contesto che, come dire, è funzionale a ciò che sto portando avanti, alla musica che sto portando avanti. Beh, su questo, Tommy, io, tu, la nostra generazione hanno avuto tante occasioni, abbiamo avuto tante occasioni per fare esperienza, e ciò che rileviamo che sta mancando alla generazione di Vito, se vogliamo, dei nati dopo il 90 o dopo il 95, è proprio questi contesti in cui mettere le mani sulla pasta e soprattutto ascoltare, confrontarsi, creare squadra. Quindi Node qualche mese fa ha sposato l'idea di tornare a incontrare tutti i ragazzi che hanno desiderio di crearsi una carriera, una professionalità all'interno dello spettacolo e della cultura attraverso dei corsi di formazione. Quindi uno di questi ci ha fatto incontrare con Vito. Adesso Vito è una colonna dell'associazione, noi ne stiamo portando avanti un altro e continueremo anche durante il 2023. L'obiettivo è dare a tutti la possibilità di credere nei propri sogni a partire da un training on the job, da un'esperienza concreta. Quindi impersonifica è proprio in quello che stiamo facendo, sì, con Vito, un esempio concreto. Allora, tra poco ascolteremo anche un po' qui la produzione musicale di Vito, perché appunto ascolteremo un brano che sarà poi, immagino, parte dello show che, esatto, si potrà, sì, ascoltare, sì, il 26 dicembre, lo ricordo, appunto, a Casa delle, Casa Arti, delle Arti, nella data conclusiva di questa rivoluzione che Node sta portando appunto a Conversano e non solo, magari, chissà, appunto. Non vediamo l'ora di Conversano e oltre approdare anche altrove. E allora, prima di ascoltare il brano di Vito, di, appunto, di Key Witton, questo nome è molto particolare, che chiaramente ha un'ispirazione anche un po' modaiola, se vogliamo, volevo dare ai nostri ascoltatori qualche riferimento, anche perché appunto poi le attività formative di Node e le attività poi anche, diciamo, ludiche, nel senso che quelle, diciamo, di spettacolo, proseguono. Diamo dei riferimenti per chi volesse appunto poi conoscere meglio entrambe. Certo, allora per chi ancora utilizza Facebook, come me, c'è ancora una fetta, come me, infatti, che lo adoro ancora, ancora devo capire come funzionano gli altri social, questa è un'altra storia. La pagina Facebook è Pagina Node, il nome è Pagina Node, Node N di Novara o di, vabbè, Node, insomma, così come ve l'ho detto. E poi ovviamente anche su Instagram, ma vi do dei riferimenti, è node_music. Esatto, comunque tutti i riferimenti che abbiamo ascoltato in questa puntata, come in tutte le altre puntate, li troverete poi nell'articolo dove troverete sul sito di RKO podcast per ascoltare la trasmissione e tutti i riferimenti, la scaletta completa con nomi pronunciati e scritti meglio di come in lo maniera... faccio io. No, ma si è andato bene, cioè Key Witton l'hai detto alla perfezione. Ah, perfetto, proprio... sono felice. E allora, prima di salutarvi e di ringraziarvi, appunto, annunciamo anche poi il prossimo brano. Capito? Certo. Sì, allora, il pezzo che appunto state per sentire è Lucifer. Lucifer è un brano che ho scritto un po' di tempo fa e mi sono ispirato, appunto, come suggerisce il nome, da Lucifer, appunto, che è una serie TV in cui praticamente il protagonista è Lucifer Morningstar. Io, diciamo, ho scelto in un certo senso a questo giro di impersonificarmi in lui, non tanto per, diciamo, la sua versione quasi, cioè, come dire, come se lui fosse appunto un demonio, quanto, diciamo, voluto sposare la sua visione in un certo senso dannata, quindi in un certo senso cursed, di quella che è una vita sostanzialmente a metà
tra momenti che ti possono far sentire vuoto e altrettanti momenti invece che tendono un po' a farti scavare, no? a farti rimembrare, e quindi Lucifer nasce da qui. Quindi buon ascolto. Grazie Vito, grazie Cubiton per questa bella presentazione. Lucifer è un brano che fa parte di una produzione un po' più ampia che ascolteremo live. Possiamo già ascoltare brani sui store digitali o altro? Assolutamente sì, sono Kiwiton, scritto K-E-E-Witton come il brand, e mi potete trovare sia su Spotify che su Instagram, dove appunto sono presenti anche con freestyle inediti, quindi tutto ciò, diciamo, che non concerne l'ambito Spotify lo potete trovare tutto sul mio canale. Perfetto, grazie mille. Allora, grazie a voi. Vito, Kiwiton, Elvis Celle di Nod. Grazie a RKO e a Tommy. Belle vecchie O, grazie a tutti. E rinnovo l'appuntamento alla rassegna La Rivoluzione, che trovate appunto anche su tutti i social che vi ho elencato, per le date, insomma, le tre date complete, che partono venerdì 18 novembre a Casa delle Arti con Versailles. Questo è Lucifer, il brano di Kiwiton, qui in diretta su RKO. Yupi. Yeah. Si è andata e non mi hai detto goodbye. Mi ha lasciato mentre il mare si agita. E non so nemmeno con chi stai. Quando spengono le luci della città, non andiamo a cena, io ti porto al night. Scappiamo come se non fossimo stati qua. E poi rimango a bere il mio veleno da solo, come se fossi Lucifer Morningstar. Corro, non mi pento, se ci penso poi perdo me, yeah. E sono nato dal fuoco, se mi perdo non c'è verso di decidere. Se fossimo davvero figli della stessa sostanza, dei sogni che fanno ansia, dei soldi che abbiamo in tasca, forse non amo abbastanza, forse sarà questa stanza. Conosco ogni desiderio fino a quel giorno in cui passa. Come Lucifer in mezzo agli angeli e demoni umani, come Lucifer capito che non siamo uguali. Inquietudine è una lotta, con lei siamo pari. Se stai su di me, solo tu sai toccarmi le ali. Tanto si torna alle solite, solite, solite cose che faccio da un po' di te, un po' di te, un po' di tempo. Ne ho già sentite di storie, storie, storie. Vivere come una polide quando sai di morire dentro. Te ne sei andata e non mi hai detto goodbye. Mi hai lasciato mentre il mare si agita. E non so nemmeno con chi stai. Quando spengono le luci della città, non andiamo a cena, io ti porto al night. Scappiamo come se non fossimo stati qua. Fossi Lucifer Morningstar. Come Lucifer riesco ad usare bene le parole, anche se non giocano sempre a favore. Quando non riescono a fare rumore nella mia anima, scateno una calamita, come se fossi stato nell'aldilà. Sai già che sono un tipo indeciso e che a volte penso troppo, che ho quasi toccato l'abisso per vedere che c'è sotto. E mi sono quasi pentito, ho perso già più di un amico, mentre alcuni hanno perso Vito. Credo non sia ancora finito. Te ne sei andata e non mi hai detto goodbye. Mi hai lasciato mentre il mare si agita. Non so nemmeno con chi stai. Quando spengono le luci della città, non andiamo a cena, io ti porto al night. Scappiamo come se non fossimo stati qua.
tipo rimango a bere il mio veleno da solo, come se fossi Lucifer Morningstar. Ironic, codo come se non ci fosse un domani. Ironic, senza se, senza ma, senza piani. Ironic, cicatrici sopra le mie mani. Ironic, è una lotta con lei, siamo pari. E questo era il brano di Kiwi Tone, Lucifer, appunto, uno degli ospiti della rassegna della rivoluzione. Abbiamo avuto qui i microfoni in diretta sia lui, appunto, Kiwi Tone, che Elvis della Soluzione Nord per presentare questa rassegna che sta per partire, che vi rinnovo ad osservare perché si tratta di scoperte musicali molto molto interessanti. Si ritorna a fare un po' di musica underground anche da queste parti, naturalmente ne siamo molto felici. C'è tempo solo per i saluti perché purtroppo sono quasi le 21.30, oggi abbiamo sforato anche la rassegna del 2 minuti, ma abbiamo avuto tanta carne al fuoco di questa puntata molto particolare di Autumn Aware, spero vi sia piaciuta. L'appuntamento è, come sempre, per martedì prossimo dalle 20 in diretta qui su RKO per un'altra ora e mezza insieme. Sarà una puntata molto particolare, ma ve lo anticipo sui social nei prossimi giorni, perché entriamo in un periodo, diciamo, dominato da un evento in cui forse saremo poco tifosi, ma sicuramente saremo in qualche modo spettatori o, insomma, curiosi, per cui non vi anticipo molto sul format, però sappiate che sarà una puntata, come dire, del tutto diversa dalle solite, anche se questa stagione devo dire che ogni puntata un po' sta facendo storia a sé, per cui ogni martedì cerco di sorprendervi in qualche modo. Naturalmente vi ringrazio come sempre per essere stati qui con me in ascolto in diretta qui su Autumn Aware o anche in podcast naturalmente in differita per chi non può essere in diretta. L'appuntamento è martedì prossimo, vi ringrazio e ringrazio ancora Doriana Tozzi che ci ha prestato il suo B-side, ringrazio Fabiana Agnello per aver prestato la sua voce per uno dei racconti di questo libro, ringrazio Elvis Celia e Vito Kiwiton e niente, ci riascoltiamo martedì prossimo. Ciao a tutti, grazie, buona serata e buon proseguimento sempre qui su RKO. RKO Radio.